Davvero importante. Quando ne abbiamo parlato con la sindaca Vadi e con l'assessore Nadia Garuglieri e Anna Scotto di Alispa e gli altri intervenuti, abbiamo messo in piedi una cosa importante. Primo, io ritengo questa stretta collaborazione tra l'amministrazione comunale e le scuole del territorio. Quindi questo significa che le scuole, io parlo per la mia, per i licei Giovanni da San Giovanni, non sono, come dire, isolate, ma vivono nel contesto della città con una grande attenzione da parte dell'amministrazione. E questo è fondamentale perché la scuola del futuro è questo, e di questo io davvero ringrazio la nostra sindaca, per questo lavoro che fa per le nostre scuole e per i nostri ragazzi. Quando abbiamo, iniziato a parlare di aprire l'apprendistato duale in un liceo, ovviamente con Nadia, ci siamo guardate e abbiamo detto: è la sfida che dobbiamo affrontare. Perché l'apprendistato duale è un vero e proprio contratto di lavoro che si inserisce nel mondo della scuola ed è, diciamo, di solito, costruito per i tecnici e per i professionali. Quindi il fatto di aver, aperto l'esperienza di apprendistato in un liceo significa aver sdoganato l'idea che il lavoro riguarda soltanto certi indirizzi scolastici. E ha voluto dire una cosa in più: significa capire che i saperi, quelli tradizionalmente più teorici, che si affrontano nei licei, hanno la loro applicazione pratica, straordinaria e importante. E quindi si è trattato, come dire, di attivare un vero e proprio approccio didattico, innovativo, integrato tra il mondo della scuola, il contesto lavorativo e devo dire anche un'amministrazione comunale attenta a questi temi. E quindi si tratta di una scommessa che facciamo tutti insieme, una scommessa e io direi pedagogicamente forte, cioè quella che la scuola del nostro tempo non può più essere la scuola all'interno degli spazi e dei muri fisici. L'abbiamo chiamata, vero Anna, la scuola oltre i muri. Quindi questa esperienza ci colloca in una visione futura fondamentale. Quindi la scuola ha lavorato insieme ad Alispa, i ragazzi si sono diplomati e subito dopo hanno iniziato questo percorso. Vuol dire aver dato ai ragazzi una grande possibilità, e 15 di questi ragazzi dei licei Giovanni da San Giovanni di tutti gli indirizzi sono stati assunti in apprendistato da ABB. E qui con me c'è un ragazzo straordinario, io Daniele Ciappi lo adoro, figura è stata fondamentale per la nostra scuola, lui è diplomato, ora nel percorso IFTS e quindi si può sentire dalle parole di Daniele se quello che io ho detto corrisponde o no alla verità come opportunità per voi. Beh, sì.